colpite dal maltempo. Una storia commovente, quella raccontata alle telecamere di Verissimo in onda questo pomeriggio su Canale 5, la storia di una mamma che con i suoi bambini smette di drogarsi. Una mattina sono svegliata, mi ha guardato e mi ha detto: mamma, bella. E lì ho capito che forse realmente per la prima volta mia figlia mi aveva riconosciuto, mi aveva sentito vicino, non aveva sentito quella distanza che io mettevo sempre con loro, perché sapevo di non stare bene e di non poter dare nulla. Maruška è rinata in quel momento. Lo sguardo innamorato di sua figlia le ha fatto capire che era sulla strada giusta, che rinunciare alla droga con un colpo netto, trasferirsi in comunità con i suoi bambini, la stava riportando alla vita. Sono arrivata a San Patrignano l'11 ottobre del 2005, sono stata chiamata, io e i miei figli. 32 anni, originaria di Bassano del Grappa, ha alle spalle una lunga storia di tossicodipendenza. La decisione l'ho presa nel momento in cui sono stata male. Mi è capitato, ho avuto un'ischemia per colpa delle sostanze. In passato ci aveva provato tante volte, ma non aveva avuto la forza di vivere senza la droga. Qua dormo io e qui c'è Samuel, mio bimbo di 6 anni, e qui dorme Cora. Il comodino mi serve perché la sera ci leggo le fiabe ai miei due bimbi. All'inizio è stata dura. E io non tornerei mai più indietro.